Bene ragazzi, bastava solo suicidarsi un attimo sul pianetino di fuoco e riprendere quello intorno al pianetino, perché è vero, in Mario Galaxy ti salva le astroschegge che raccogli, poi però se muori quelle che hai raccolto nel livello, intendo all'interno del livello, ricompaiono, però quelle nel tuo inventario ci sono sempre, quindi questo è un trucco per moltiplicarsi un po' le astroschegge, ecco, o per non riuscire a fare come al solito, ecco, ok, e... Sì, è sorto un nuovo pianeta! Perfetto, andiamo a vedere andiamo a dargli un'occhiata, dai! No, Mario, vai! Qui cosa c'è? Dai, spero una superstella segreta o qualche cosa. Che comunque, porti a una superstella. Azzarola! Ma in che cosa si è trasformato sto sfavillotto ghiotto? Oh, sì! Perfetto, sono stelle argento su un pianeta, ok. Ne vedo una là imbollata laggiù. Va bene ragazzi, vai, allora nell'episodio precedente non avevamo perso proprio tempo, per lo sfavillotto ghiotto, qui vedo che... No! Madonna, ecco pure le fiammelle blu. No! Ma... Allora, cos'è questa storia della piroetta che non deve funzionare, ma scusami? Ah, meno male, qui sono delle monete, vai. Dai, quota 2, ok. Sono 5. 5 e siamo a... Ok. 3, poi qui c'è... No, ma allora! Sta piroetta del cazzo! È possibile che non funzioni mai e poi mai? Madonna, oh, un nemico è un danno. Aspetta un attimo, E ora basta farsi prendere a calci in culo, vai! No. Qui prendiamo altre astroschegge che guardate... No, e allora! Cioè, ma che vigliaccheria così alle spalle! 4. Ora però? Dove? Fermati, un attimo. Ma allora ce la fai senza farti starti colpire? Razza di emerito idiota, voglio dire, cioè davvero, tanto non l'ho comunque presa, vai. Ok. Questo emerito idiota si fa colpire sempre e comunque, quella stella vada là. In mezzo a un sentiero di lava, ma hai voglia di scherzare? No, vabbè, queste le vanno sempre in luoghi a cazzo. Ok! Sebbene con tanti scleri ce l'abbiamo fatta, vai! Prima superstella dell'episodio. Ale! Va bene, vai, la stella punto interrogativo è nostra. Ora ci tocca la fuga, è impossibile. Massi che piovono e quell'altra cagata di Dino Piranha infuocato. Sì, perché c'è ritorna Dino Piranha qui, ragazzi, è incredibile! Dino Piranha è un boss che appare nella prima e nell'ultima galassia e basta, lol. Allora, ecco, quella era la stella punto interrogativa, è apparsa infatti dopo gli altri due. Andiamo, vai. Quindi adesso ci tocca quella della fuga impossibile. Ecco, infatti c'era marea rovente, fuga impossibile, piovono meteoriti. Come facciamo ogni volta adesso qui? Vabbè, piovono i meteoriti, sì. Raccogliamo più astroschegge possibili. Oddio, no! Non me lo ricordo come si pilota quella cazzo di cosa, non me lo ricordo per niente. Merda, ci perderemo tutto l'episodio, che coglioni. Vai. Ok. Forza, dai. Tutte le astroschegge che si può. Abbiamo bisogno per lo sfavillotto ghiotto che... Per i due sfavillotti ghiotti che ci aspettano nell'osservatorio cometa, ora sono due perché è apparso anche quello dell'attico. Vai, allora queste torce, no. Sono solo per decorazione, non ci sono fiori di fuoco. E... No! Ah, ho capito! No, bisogna fargliele accendere, ma ai nemici. Una... E... Due! Taranaranaran, vai! Dai, forza, ok! Merda, me lo ricordo sto pianeta d'anello, ecco. I Twomp, come sapete, basta che ci schiaccino ed è morte istantanea. Palle. Comunque la piroetta è stata ideata proprio da Miyamoto appositamente per questo gioco, perché Miyamoto in un'intervista ha dichiarato che sarebbe stato troppo complicato colpire i nemici con un salto o con i pugni come in Super Mario 64 in un gioco dove le gravità sono così strane. Cioè Mario sarebbe dovuto rigirare verso il nemico ogni volta... Avrebbe dovuto prendere la mira per il salto, un casino. Infatti, ha ideato la piroetta, una sorta di mossa alla Crash Bandicoot che permette di colpire i nemici senza necessariamente doversi girare e girare continuamente così.
Infatti in effetti ha senso. Io la prima volta mi chiedevo perché la piroetta e non i pugni come in Mario 64. Effettivamente sarebbe dovuto girare verso il nemico ogni volta e con le gravità strane sarebbe stato un casino. Infatti la piroetta è una mossa molto comoda sulle gravità strane che predominano in Mario Galaxy. Molto meno invece in Mario Galaxy 2. In Mario Galaxy 2 devo dire che non l'ho mai finito perché non mi ha mai particolarmente attirato. Cioè va bene la presenza di Yoshi, per carità, però... Mario Galaxy 2 come gioco era stato abbastanza, diciamo, discreto, non particolarmente eccellente, perché diciamo che è bello, è un Mario Galaxy, però le galassie erano quasi tutte così, normali, con la gravità normale, sembrava una sorta di Mario 64, non un Galaxy. I pianetini con le gravità strane erano rarissimi e anche le galassie sempre poco ispirate, c'erano più che altro galassie con una superstella sola, erano rare le galassie con più superstelle. Come qui. Infatti Mario Galaxy 2, l'atmosfera cupa che c'è qui nel primo Galaxy, perché il primo Galaxy, questo qua, ha un'atmosfera abbastanza cupa, Cioè, Bowser qui non è il solito cattivo comico, qui Bowser è un cattivo veramente serio e perfido, che è appunto riuscito a conquistare l'intero universo. E lui si aggancia, e per arrivarci dobbiamo raccogliere le superstelle necessarie. Allora, qui c'è una gabbia adesso e dobbiamo far comandare un pallottolo Bill dalla parte opposta, ecco, vai. Dicevo, in Galaxy 2 invece c'è un'atmosfera più alla Mario, che vabbè che è Mario, però non mi è piaciuto che in Galaxy ci fosse un'atmosfera così troppo alla leggera. Galaxy mi piaceva anche perché c'era l'atmosfera più seria per un gioco di Mario. Niente, capito? Capite? Quindi non mi è piaciuto tanto Mario Galaxy 2. Infatti non sono neanche riuscito a finirlo, sono arrivato massimo al quarto mondo, mi sembra. Sì, anche perché poi nel mondo 3... Nel mondo 3 c'era un boss, il martello, botto come cazzo si chiama, di Bowser Jr. che non riuscivo mai a battere. Insomma, non sono andato comunque... Mondo 4 massimo sono arrivato in Mario Galaxy 2, anche perché non mi ispirava più di tanto. Allora, questo è... Sono io notiziello, ok, di averti già visto. Sì, ci siamo già visti alla galassia Sfera Mania. Astrosfera, ok, mettilo in posizione verticale, poi inclina e premi A per saltare, sì, ok. Allora, qui abbiamo lo stesso tema, un po' diverso però. Allora, ecco qua, abbiamo 6 di energia, quindi può aiutare, ecco, il fungo delle stelle. No, non so come si chiama il fungo delle stelle, ma in Mario c'hanno tutto, ogni cosa ha un nome preciso, non c'è mai nessuna cosa innominata, ecco sì. Però, allora, problema con l'atmosfera. Tu nonostante inclini da una parte, quella continua a cadermi sotto perché sì. Madonna, guardate, è una cosa che ha dell'incredibile. Cioè, io ora lì, quando ero... Ora perché? Ma neanche ero nel suo raggio d'azione, no? L'avete visto anche voi, veramente. Neanche ero nel raggio d'azione di sto stronzo. E il meteorite mi ha comunque dovuto far scivolare. Ah no, sono nel raggio d'azione come adesso di questo. Sì, vabbè, ma cade proprio addosso, non c'ha la traiettoria. Fermo. 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 Fermo, fermo, fermo. Vai, fermo, piano, piano. Piano, perché questa Madonna. Allora, a questa stupida astrosfera gli basta un niente per schizzare alla velocità della luce e scivolargli sotto. Come personaggi in Sonic Forces. Sonic Forces, come sapete, nonostante l'originalità della storia, Eggman che vince per la prima volta in assoluto, eccetera, è stato aspramente criticato proprio per la giocabilità scivolosissima e maledetta che c'è. Infatti basta 2 secondi ai personaggi per correre a velocità stratosferica. E allora, ecco, si preme A per saltare. Dicevo, basta 2 secondi ai personaggi per correre a una velocità stratosferica e cadere nel vuoto. Non hai il tempo per saltare e fare niente. Ti pare, Eva? Ma perché io devo fallire sempre all'ultimo? Madonna santa, però. Ma ce la potrò fare senza fallire prima in ogni punto e in ogni modo? Madonna, ma è un po' la mia maledizione tutto questo, Fermo, fermo! Madonna, questa stupida sfera non risponde mai ai comandi, Madonna, te guarda. Va, ok, qui è facile, tanto voglio dire. Evitare sti buchi è una cazzata. Ecco, ok, va piano adesso, ecco, qui è un po' più difficile. Ma
cazzo, li avevo evitati alla perfezione. Li avevo evitati proprio alla perfezione. E adesso tanto ci cascherò come un coglione. Appunto, come volevosi dimostrare? Perché quando ci riesco poi devo... Perché quando poi fallisco alla fine, prima di ritentare per bene, devo sempre fallire in ogni punto e in ogni modo. Tanto adesso cadrò anche qui. E poi da un'altra parte ancora. Perché tanto è così che deve andare, no? Ragazzi, guardate, se non ce la faccio, termino l'episodio e riprendiamo quando sono riuscito a prendere la stella, perché non intendo sprecare altro tempo in queste puttanate. Eppure dovrei allenarmi. La galassia sfida sfera poi è ancora più difficile. Madonna, guardate, la galassia sfida sfera è una cosa... Non la sto facendo di proposito, perché la galassia sfida sfera è una cosa... Poi c'è la galassia sfida bolla e sfida manta. Devo scegliere una più, tra le più facili di quelle tre, la galassia sfida manta, forse. Dai. Allora, adesso prendiamo un attimo una rincorsa. E non corre, cioè, inclino il coso in avanti e non va. Ma per fortuna ce l'abbiamo fatta. Cioè, guardate, questa sfera, altro che inclina il telecomando qui, inclina di là, inclina di su, inclina di giù. Sto stronzo fa solo come cazzo gli pare. Devi solo aver fortuna. Ok, vai, se non altro l'episodio non è stato un episodio inutile dove alla fine si fallisce, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Molto bene. Quindi adesso andiamo a nutrire gli sfavillotti. Dato che siamo a 11 minuti, la media dei miei episodi è qualche minuto in più, ma adesso qualche superstella in più proprio non ce la facciamo. Andiamo a nutrire lo sfavillotto in una stanza dei bimbi, dai. Dai. Ecco, è apparso quello dell'attico, che è il vero ultimo sfavillotto del gioco. Ah, forza, nutriamolo. C'era quasi, ha detto che c'era quasi. Andiamo. Allora. No, non c'era quasi, sono quasi sazio, però c'è quasi. Non so, 800, 900, 1000. Dai. Ah, cioè è vero, se avete tre, dovete avere come minimo 5 astroschegge per nutrirlo, se no non lo può nutrire, vai. Ce l'abbiamo fatta, ok, nutrito lo sfavillotto e ci vediamo alla prossima con ancora la galassia passo falso. Che, vabbè, teoricamente è l'ultima galassia vera del gioco, che si trova in un osservatorio, per cui se le superstelle sono così difficili è logico. Allora, ecco, Dino Piranha è infuocato a questo punto, ci resta. Va bene, ragazzi. Per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!